Amici del mio viaggio a New York, è arrivato l'albero del Rockefeller Center e già sono al lavoro tutti gli operai. Adesso lo andiamo a vedere da vicino per cercare chiaramente di fare in modo che l'albero sia pronto per l'inaugurazione che ci sarà ad inizio dicembre. Quest'anno ovviamente è tutto in tono minore, non ci sarà la grande festa, il grande affollamento che c'è stato ogni anno, però andiamo a vederlo da vicino. Comunque è molto bello lo stesso e farà sicuramente la sua bella figura, perché è un albero che comunque si nota in mezzo a questi grattacieli. Osservate qua, intanto i bar hanno messo molto spesso gli igloo per strada per fare in modo che la gente possa, insomma, stare dentro a mangiare. Andiamo a vederlo da vicino, amici. Ci stiamo avvicinando e vi dico che è qualcosa comunque che io ormai sono anni che vengo sempre a vederlo e mi sorprende sempre. Allora, cosa potete notare? Intanto ci sono decine di operai che lavorano, poi c'è un'impalcatura come per un edificio. Questa impalcatura è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piani, di solito anche 10 piani, forse un po' più piccolo quest'anno. E devono decorare tutto, chiaramente, perché altrimenti sarebbe spoglio. E qua guardate come puliscono, ci sono i vari rami che cadono, devono pulire. Osservate, ci sono le scale, gli operai che salgono. È bello, eccolo qua, sentite le martellate che danno, è davvero un bello sforzo ingegneristico, volendo sicuramente, però insomma ci sta, deve essere comunque una soddisfazione dire che hai fatto nella vita ho decorato l'albero. Qua intanto guardate che belle le classiche bandiere del Rockefeller Center. Qua ci sta Fort Schwartz. E andiamo a vedere qua questo cammino fantastico. Intanto osservate che bello, molto bello. Allora, e qua c'è il cammino qui con le bandiere americane. Di solito probabilmente per il Thanksgiving. Di solito ci sono bandiere di tutto il mondo ed è sicuramente un bellissimo cammino. Ecco qua con le bandiere al freddo e al gelo. Bello, 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 mi piace. Qua c'è una piccola fontana. Continuiamo. Vi voglio far vedere l'ultima cosa, che poi è anche una delle cose più famose che ci siano. Aspettate un attimo e ve la faccio vedere. Ecco qua, guardate, finalmente abbiamo aspettato un po' più tempo del solito, ma è quasi terminata la pista per pattinare. Penso che verrà inaugurata, insomma, tra poco, quindi si potrà pattinare. Lì c'è l'albero che lo stanno facendo. E un'altra cosa che volevo dirvi, intanto qua ci sono ancora le zucche, come potete osservare ci sono ancora le zucche di Halloween. Qui non c'è l'acqua, quella è la strada di Prometeo che porta il fuoco, ne abbiamo sempre parlato. E infine qui in fondo potete osservare, mi fa piacere vedere che ci sono le famose luci di Saks, che durante il Natale ovviamente arricchiscono le nostre giornate. Insomma, luci di Saks anche molto belle, devo dire. E ci prepariamo a vivere un Natale un po' più un po' più triste, diciamo così. È inutile negarselo, non sarà come tutti i Natali, sarà un Natale diverso. Continueremo a resistere in questo strano 2020. E voilà, amici. Subito dopo o dopo, guardate, alle mie spalle c'è l'albero, quella cosa blu che vedete è la impalcatura dell'albero. Subito dopo, dal Rockefeller Center, lo dico per chi non è esperto, voi vi trovate poi direttamente qua,
cioè vi trovate direttamente sulla Fifth Avenue. Lì abbiamo la St. Patrick. Quanto è bella New York, quanto vorrei condividere con voi questa città. Dobbiamo aspettare un po'. Vi saluto, ci vediamo a New York, ciao.